Ci troviamo a qualche chilometro dopo Vieste, nei pressi di Baia San Felice, e come potete vedere il fuoco purtroppo ha fatto tantissimi danni sia dalla parte destra, diciamo, verso la collina, che verso la baia stessa. Il fronte, diciamo, d'incendio è stato molto esteso. Cosa è successo, anche se le immagini sono abbastanza eloquenti, insomma. Sì, la situazione, da quello che si può vedere, è stata critica fin dall'inizio. L'incendio è iniziato nel pomeriggio del 25, quando c'era quella situazione meteorologica particolarmente calda, con il vento in rinforzo da sud-sud-ovest, quindi il famoso vento che ha creato sempre danni sul Gargano. E probabilmente la parte di innesco è stata sulla strada provinciale, andando verso Baia San Felice, e poi da lì con il vento è salito subito sul crinale, interessando quest'area, mettendo a rischio anche i villaggi turistici. Quanti ettari sono andati distrutti? La stima è ancora molto provvisoria, perché ci sono i carabinieri forestali e i vigili del fuoco che stanno effettuando dei repertaggi anche per capire un pochino la dinamica. Si parla di 150 ettari. Allora, noi abbiamo iniziato le operazioni intorno alle 3 di pomeriggio, e si è cercato di arginare almeno il versante dei villaggi la sera intorno alle 22, però poi c'erano dei fronti ancora fuori controllo e in zone inaccessibili con mezzi terrestri, quindi come sappiamo poi la notte i mezzi aerei non possono essere attivati, e la mattinata dopo intorno alle ore 11 è stato messo sotto controllo. Si è distrutta una delle aree verdi che era in fase di ricrescita dopo il famoso incendio del 2007. Poi qualche altro danno lieve a dei fabbricati esternamente, quindi recinzioni o impianti elettrici. Poi un'autovettura di una persona che era in zona è rimasta bloccata nelle fiamme e quindi ha lasciato il veicolo. E per fortuna non ci sono stati feriti, ovviamente tanta paura, tanto panico, perché le fiamme erano abbastanza elevate e poi c'era questo vento forte, quindi si è rivissuto un po' quello che è stata la tragedia del 2007. Sono state evacuate delle strutture limitrofe alla zona di incendio, sia a scopo precauzionale come ad esempio i villaggi che sono su questa fascia andando verso Vieste, però non hanno ricevuto né danni a strutture, insomma la situazione è stata messa sotto controllo grazie anche a uno spiegamento di forze in campo abbastanza congruo. Chi è che hanno operato oltre voi, diciamo? Allora, noi ci siamo trovati nell'immediatezza con numerose squadre di protezione civile, due associazioni di Vieste, che è la Pegaso e GEV Capitanata, il nucleo dell'ARIF di Vieste, che ha dato una grossa mano, i carabinieri forestali che hanno aiutato anche a coordinare nell'immediatezza le operazioni, poi ovviamente sono arrivati sul posto anche mezzi privati, quindi trattori con botti d'acqua e quant'altro per arginare il problema. Successivamente poi sono arrivati i vigili del fuoco per dare un po' di supporto per le attività. C'erano anche dei canadesi? Il primo giorno, diciamo tardo pomeriggio, no, è intervenuto un elicottero drago dei vigili del fuoco con il classico secchione, quello che carica l'acqua a mare, e un elicottero speciale del corpo forestale che ha, diciamo, dato almeno un attimo di tregua all'incendio. Io non voglio essere cattivo nel mio giudizio, però sicuramente una gestione immediata dell'emergenza sicuramente ha risultati migliori. Quindi avere, come ho già ripetuto in altre occasioni, o un elicottero in loco su Vieste come si faceva negli anni passati, o ad esempio una base con un Canadair in zona, sicuramente avrebbe arginato il problema. Buonasera, lei è la proprietaria di questo camping che si chiama? Sì, io insieme a mia sorella, Lama le Canne. E quindi molto vicino alla zona dell'incendio? Eh sì, eravamo qui e abbiamo preso un grande spavento perché ha preso San Felice e parte un po' anche della Gattarella. E poi il Gargano, l'altro albergo, tutto bruciato comunque intorno. E ci siamo proprio spaventati, un grande spavento, sì sì. Secondo lei è stato doloso l'incendio? Sì. Si dice così perché poi, vabbè, c'era un vento caldissimo, quel vento di caldo che, insomma, ne hanno approfittato, perché succede così, sicuramente.